Un personaggio così importante, Gabriele Gravina, che per salutarlo è arrivato addirittura un orso, si fa per dire, si è fatto vedere a Eh sì, Castel di Marina, questo Sangro, è giusto? stato un episodio molto molto simpatico che noi abbiamo, eccolo qui, documentato sulla nostra pagina social questa mattina, ovvero un orso che è stato ripreso dall'attenta telecamera del sindaco Caruso proprio nei pressi dello stadio, diciamo così, scherzando, si era avvicinato ieri sera per seguire questo importantissimo convegno barra tributo fatto al presidente Gravina. Tornando a parlare di quanto abbiamo trasmesso ieri sera in diretta e che, come hai detto tu, ritrasmetteremo in replica questa sera, sono stati tantissimi personaggi che sono intervenuti con i collegamenti in diretta per raccontare 25 anni, Marina, di successi di Gabriele Gravina, del 1996, la stagione 95-96, quella che ha portato al miracolo Castel di Sangro in Serie B, e ieri sono intervenuti anche tanti giocatori protagonisti di quella partita, fino a qualche settimana fa il successo della nostra nazionale a Wembley con Gravina presidente della FIGC. Nel mezzo, 25 anni di idee, 25 anni di contenuti che hanno fatto sì che Gravina diventasse il numero uno come dirigente del calcio italiano. Ieri sera in diretta, questa sera in replica, con quel bel siparietto che vi abbiamo mostrato e per chi se lo fosse perso sulla nostra pagina social, di un orso che era lì nelle vicinanze dello stadio e che poi è stato ripreso dall'attento telefonino del sindaco Caruso. Ti restituisco la linea, Marina, se non ci sono domande, ecco, questi sono Immobile Grazie, Insigne, chi sì, meglio di loro? proprio i personaggi che hanno voluto, insomma, salutare proprio Gabriele Gravina.